Carissimi, uno dei santi più pregati eh, di tutti i tempi è San Patrizio, patrono d'Irlanda di e, e, e grande santo di quella terra. Lo vediamo qui rappresentato eh, con alcune caratteristiche interessanti. Anzitutto, eh, San Patrizio è stato vescovo eh, di Irlanda, in Irlanda e è stato protettore di quella terra. In particolare di lui si narrano diversi aneddoti interessanti, di cui uno è quello in cui lo vediamo rappresentato qui in questa immagine, con il dito puntato su un gruppo di serpenti che lui scaccerà nel mare. Infatti l'Irlanda è una terra senza serpenti e si dice proprio per questo intervento di San Patrizio che scaccia tutti i serpenti eh, dalla terra d'Irlanda e eh, allontanando così questo pericolo dai, eh, dalla popolazione di quella terra. In realtà, come sappiamo, nel, nel, nei serpenti c'è anche l'immagine del male, del demonio, e quindi c'è l'allontanamento, se vogliamo, del demonio della terra di Irlanda, rappresentata da eh, questo gesto che fa San Patrizio. Ma poi sappiamo che uno eh, dei simboli di questo santo è il trifoglio, però ci siamo persi per strada spesso, il perché di questo simbolo, che è diventato anche addirittura un portafortuna, il trifoglio verde, il colore di Irlanda, anche portafortuna. In realtà eh, non c'entra granché la fortuna. San Patrizio utilizza il trifoglio per spiegare alla gente comune e eh, anche all'alfabeta del tempo il mistero della Trinità, cioè il fatto che, ci sia di, che il Dio adorato dai cristiani è un Dio solo, unico ma in tre persone e per spiegarlo, San Patrizio si dice raccoglie da terra un trifoglio che appunto ha tre, eh, eh, ha tre parti, tre foglie eh, che eh, costituiscono la pianta stessa, una pianta sola ma con tre parti e, tre, e, e ciascuna di queste tre è diversa l'una dall'altra. È così che lui spiega le, il Dio cristiano. Uno e trino eh, in tre persone allo stesso tempo. Chiediamo a San Patrizio il dono di capire questo mistero di Dio. Eh, come lui è, per lui è stato semplice spiegarlo, così anche per noi eh, possa essere semplice comprenderlo, cercare di comprenderlo e riporre in lui questa massima eh, fiducia. Chiediamo a San Patrizio questa grande grazia. Buona giornata!